Pronto? Uè, Carletta mia, come stai? Sì, l'ho saputo, ma allora è vero? Che bella notizia, che merata, Carletta! Brava, brava, sei incinta, che bella cosa, mi fa piacere, sì, sì, riposa, sei preoccupata? E perché sei preoccupata? Non ti ricordi chi ho fatto, forse? No, stavo scherzando, Carletta. Tu sai come si dice, mamma è sicuro, padre, non so se... Sto scherzando, Carletta, sei preoccupata? No, no, figlia mia... Tu riposa, fai tutto quello che dici, quelli primi, i primi tempi sono un po' difficili, vabbè, lo so, le nausee, tutte queste cose, mi ricordo, no, è che sono stati incinti, mi ricordo quando mia moglie era incinta. No, riposati, Carlè. Certo, figlia mia, ti ha già avuto a sostituire, sì, capirà, queste giornate, io mi auguro che tengo un salone, gli neggenti, sono giorni di feste, capito? Mi sono organizzato, ti ho sostituito, anche se indegnamente. Ti ho sostituito, però tu fai tutto quando ti siete, figlia mia, un bel giorno che ti siete buona, mi arrivano, scendi quando vuoi, sei la mia padrona. Ah, Carletta ci ha lasciato, chi si sta sfasciando in un negozio. Ciao, ciao tesoro, ciao, ciao. Ma che stai facendo? Che stai combinando? Tu lo vanno a povera. Sai lo vanno a povera? Ti è scopata? Come? Cioè ci scopato, ma le vapo prima ho finito. Tu, ma come? Tu scopo prima e poi le vapo? Invece, che di tutta la foto che stai andando all'angolo, poi guarda, poi a scopare una tavola, scopa una tavola. Voglio scopare, non voglio fare niente. Guarda, tu, vabbè, non vuoi scopare, io lo so, tu c'hai una scopata non ce la fai, vabbè. Vabbè, scopo io, va bene? Sì, scopo tu, ma tu sei anni che non scopo, tu sicuramente ce la fai. Guardate là, guardate, che gli busciato, guardate, che sei, ma si è offesa, fa pure l'offesa, e si è scofanato sopra al divano. Padre, stai stanco già, sì? Sì, signor. Si è fatto quella che ha fatto ieri stamattina. Sono stato due ore in coppa al pulmano. Il traffico bloccato. Il pulmano chiede le creature, e nessuno di loro che si fosse preoccupato di dire vi volete accomodare. Io quando ero guaglione così facevo, quando veniva una persona anziana, lo facevo sedere, ma non lo dischiede, questa gioventù moderna. Niente, chi lo guardava fissi in dall'occhio, oh, ma nessuno l'ora sta accettato. Ma tu ci avevi fatto caso. No, vedi che scherzi, questa gioventù moderna, vedi, non se ne fruculeni niente, se ne fottini niente, capito? Un'altra educazione, non lo so, questa gioventù, non è che ce la giochi giù, non è, fa morire, anche i figli miei giù, ma non lo so, sono brutto. Sono brutto, guarda, di tutto puoi dire che questi giovani d'oggi, ma non perché voglio difendere perché tu parli con me, non vieci, ma questi giovani d'oggi, una cosa non li devi toccare l'estetica, guarda come sono belli, sono belli, alti, slanciati, dritti. Vabbè, ma in un bar, sì, dritti, grazie assai, ma ti mette per un sulle e si addrezza le rindi, scarpetelle ortopediche e si addrezza nei piedi, scoliose e fanagina, è chiaro che sono dritto, niente, neanche tutte queste cose no. Qua. Però ci addrezzavano lo stesso, in un modo più artigianale, ma ci addrezzavano. Come? A mano, a te come a te. No, che Leona Carletto ti ha chiamato, indegnamente ti ha chiamato Carletto. Vedi? Su da femmina, come si... No, è che proprio i giovani di oggi, vedi, non c'è sta niente da fare, è che proprio... A cuor lui, per esempio, noi eravamo educati a rinde e fasce. Le rinde e fasce. Capito? Ti ricordi le fasce, le famose fasce? Sei metri di fasce attorno a una creatura. O giravo, udavo, giravo una volta, due volte, tre volte. Addivintavano un salame. E non si è mai sbagliato. O vediamo e uitavo.